Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi ti parlo del tema Natale. Che cos'è il tema Natale? È la mappa astrale dei pianeti nei vari segni nel momento in cui tu sei nato e quindi la loro energia che ti ha influenzato nel momento in cui sei nato. Ma cosa serve? È come più o meno conoscere le proprie rune di nascita, come abbiamo visto in questo video che se vuoi ti lascio qui in caso tu non l'hai visto. Il tema Natale ti permette, proprio come le rune di nascita, di conoscerti meglio, di capire come sei caratterialmente e quindi di apprendere al meglio come potresti risolvere certe situazioni della tua vita. Anche qui, come le rune, non è detto che sono cose che hai già riscontrato o che stai riscontrando in questo momento o che magari devono ancora riscontrarsi nella tua vita. Può riferirsi al fatto che magari da bambino eri la persona più estroversa del mondo e solo successivamente sei diventato la persona più introversa del mondo e quindi potresti analizzare quello che ti è successo nella vita per capire come mai sono diventata la persona più introversa di questo mondo. E quindi magari se ti piace essere introverso potresti decidere: a me va bene così, nulla mi cambia, però almeno ho capito perché sono diventato introverso. Se invece dici che sbatti, sono introverso, avrei preferito essere un po' più estroverso, potresti capire il motivo per cui sei diventato così e poi migliorarti e ritornare ad essere la persona che eri un tempo, magari essere più estroverso. Quindi non ti preoccupare se magari ci sono certi aspetti che non sono in sintonia con come sei tu, perché magari, come ho detto prima, potrebbero venire in seguito, o magari ce l'avevi da piccolo, o proprio magari devi vederli sotto un aspetto diverso, o non ce li hai perché ti sono capitate cose nella vita che, volente o nolente, ti hanno reso la persona che sei adesso. Cosa ti serve sapere per scoprire il tuo tema Natale? Ti serve il giorno, l'ora e il luogo di nascita. Ovviamente questi sono i dati principali. Per essere più veloci ti suggerisco di fare calcolo con il link che ti lascio sotto. Comunque, se poi vuoi provare anche a calcolartelo da te, farò un video riguardo solo al calcolo. Una volta trovata la posizione dei pianeti nei vari segni, potrai trovare il tuo o i tuoi elementi dominanti tra aria, acqua, fuoco e terra, facendo il calcolo di quanti segni zodiacali di un certo elemento sono presenti all'interno nel tuo tema natale. I segni di fuoco sono Ariete, Sagittario e Leone. I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno. I segni d'acqua sono Cancro, Scorpione e Pesci. E i segni di aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario. Potrai anche vedere quanti segni cardinali, mobili e fisici sono presenti nel tuo tema natale. Quelli cardinali coincidono con i vari equinozi, quindi sono Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno, ed essi indicano impulsività, audacia e organizzazione. I segni mobili sono quelli intermedi tra una stagione e l'altra e sono Sagittario, Vergine, Pesci e Gemelli. Essi indicano la capacità di adattamento, l'intelletto di una persona e il suo intuito. Quindi le persone con tanti segni mobili sapranno adattarsi meglio, avranno un intelletto molto perspicace, molto acuto, avranno un intuito molto raffinato e sviluppato. Mentre i segni fissi sono quelli che coincidono col culmine della stagione e sono Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Essi rappresentano l'ottimismo e la capacità di tramutare le proprie energie in qualcosa di concreto. Quindi se sei una persona con tanti segni fissi, probabilmente sei una persona tendente all'ottimismo
e capace di sfruttare le proprie energie al meglio con qualcosa di sostanzioso e concreto. Gli elementi più importanti del tema natale sono sicuramente il tuo segno e l'ascendente e anche il discendente. Il tuo segno rappresenta il tuo mondo interiore e il tuo profondo, mentre l'ascendente rappresenta il tuo io, il tuo mondo esteriore, come vieni percepito dagli altri al primo impatto. Rappresenta il tuo modo di ragionare, il tuo modo di pensare e solo si trova con l'ora di nascita e il luogo di nascita. E per noi l'ascendente è il segno in cui si trova il sole al momento della nostra nascita, perché il sole nell'arco dell'anno entra in 12 segni e sta fisso in 12 segni, e il sole nell'arco della giornata percorre 12 ascendenti, mentre i discendenti che ti mostro qui sono i segni opposti all'ascendente e rappresentano come potremmo comportarci e che dinamica potremmo ricercare all'interno di una relazione. Quindi questo è l'introduzione, le cose principali che devi sapere per leggere il tuo tema natale. Ti suggerisco di andare direttamente nel link che ti ho messo sotto, così di essere sicuro del calcolo matematico, e poi hai proprio lo schema di tutta la mappa astrale. Ovviamente nel link trovi anche la descrizione dei vari pianeti, le caratteristiche dei vari pianeti nei vari segni. Però personalmente trovo che questi online sì, sono più o meno affidabili, però non sempre ti dicono le cose giuste, perché per esempio io ho provato a fare il mio tema natale in un sito, poi in un altro, e mi hanno detto cose un po' differenti, e quindi preferisco optare per un libro. Se sei interessato è tutto ad approfondire questo discorso, di cui comunque io farò dei vari video inerenti a questo tema, ti consiglio di leggere questo libro, che è molto molto ben fatto e molto utile, anche se ci sono rimasta male perché hanno messo il pianeta Marte, non capisco perché, anche perché ci sono rimasta malissimo, perché il pianeta Marte è il mio pianeta e in caso in cui comunque hai dei problemi o non capisci qualcosa, non riesci a interpretare qualcosa, puoi sempre chiedere a me con un commento sotto o su Instagram e io vedrò di aiutarti, cosa che invece con i vari pretesti online non puoi fare, quindi magari ci sono certe cose che non capisci e rimani un po'. Nani? Quindi se vuoi mi scrivi sotto anche adesso, non farti problemi a scrivere tu sotto se non ti è chiaro qualcosa, o se sei curioso di sapere qualcos'altro, o se hai altre cose da aggiungere, da far sapere agli altri. Non farti problemi quindi a scrivermi se vuoi comunque comprenderti meglio con qualcosa che magari ti viene detto nel tema natale e non capisci. Io sono sempre disponibile, quindi non farti problemi. Non so se è un video lungo o corto, ma preferisco finire qui perché sennò risulta essere molto pesante e magari vai in confusione. Quindi ci vediamo la prossima volta con la seconda parte del tema natale, di cui credo ti esporrò le varie caratteristiche dei pianeti nei vari segni. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, nerd, tolkieniano, e se ti va comunque ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!